Arrivando sul lago di Garda, esattamente alla Zise, per la frequentazione di una manifestazione fieristica o per un momento di godimento, non si può non entrare in una struttura come Residenza La Fatteria, dove incontriamo Cinzia San Martino, la titolare. La Residenza La Fatteria, al di là del fatto che è nato come casa colonica, una vecchia casa di famiglia, della mia famiglia, gestito dai miei genitori prima, da me poi, è diventato un punto, come dire, di incontro, di soggiorno per persone che vogliono trascorrere le loro vacanze piuttosto che viaggi d'affari, piuttosto che brevissimi periodi per visitare magari Verona, per dire. È assolutamente anomalo rispetto a quello che sono gli alberghi, gli hotel, ma anche tutto sommato forse i bed and breakfast. Noi instauriamo un rapporto veramente familiare con i nostri clienti, che chiamiamo clienti perché non saprei come altro chiamarli, ma in effetti sono tutti amici. Every day here you come walking, I hold my tongue, I don't do much talking. Quello che noi cerchiamo di dare è ambiente familiare, assolutamente informale, trattamento al meglio delle nostre possibilità, ovviamente, e una bellissima terrazza con una vista lago spettacolare, degli appartamenti curati in ogni particolare, nei quali mettiamo del nostro ogni anno, perché cerchiamo di dare quel quid in più che fa la differenza. Gli appartamenti, tra l'altro, caratterizzati da fiori, perché ogni appartamento è il nome classico e tipico di un fiore che esprime benissimo, certo, la situazione. Certo, certo. Allora, chi vuole visitarci deve digitare www.lafattoriaforyou.it attraverso il nostro sito. Chiunque ci può contattare, ci può richiedere informazioni di qualsiasi tipo, può prenotare direttamente se lo desidera e poi arrivare. E poi arrivare. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? All'interno della Residenza La Fattoria c'è un personaggio che è Evelyn, la direttrice alla quale tutti quanti sono, si legano in maniera talmente cara che poi nessuno l'abbandona più. Evelyn, io so che comunque all'interno di questa residenza, insieme di residenza, c'è anche una chicca, una grande novità, un new style, che è, diciamo, il nuovo polo. Noi abbiamo creato una nuova struttura l'anno scorso, abbiamo fatto l'inaugurazione a luglio dell'anno scorso, è una struttura molto bella, sono 10 nuovi appartamenti. Per due, tre persone, sono molto eleganti, di categoria deluxe, si chiameranno in un futuro, perché cercheremo di non differenziare totalmente, perché comunque la struttura, la mamma, diciamo, rimane sempre il residence, la fattoria, però si chiama Dépendance, tra virgolette, residence, il lago. 10 appartamenti, tutti con terrazza al piano superiore e con patio e giardino privato al piano terra, e direttamente vicino al nostro parco giochi, direttamente vicino alla nostra piscina. Si respira un'aria fantastica quando si è giù, cioè questo, ci sono questi frutteti fantastici dove d'estate noi andiamo a raccogliere con i clienti le ciliegie piuttosto che le albicocche, dove abbiamo creato anche un'area per chi ha gli animali. Noi accettiamo gatti, abbiamo avuto conigli, abbiamo avuto i criceti, cioè i clienti prima chiamano, è possibile, ben volentieri. Diciamo che giù
il Residence Il Lago ha le stesse servizi del Residence La Fattoria, però all'interno degli appartamenti ci sono dei servizi in più, connessione wifi, televisore a schermo piatto, cioè veramente molto bello. Quindi insomma, per chi vuole un po' più di può andare giù Residence Il Lago, chi vuole una categoria, noi la definiamo standard, ma non lo è, perché qui è il mio amore, è Residence La Fattoria, possono venire qui. Insomma, abbiamo accontentato davvero tutti. Direi di sì. Anche la Marisa vuole. La Marisa, esatto. Il nostro gatto sta girando. Marisa è il gatto di questa struttura, quindi cosa dire? Se volete veramente vivere il lago di Garda, la Zise, questa struttura, comunque venire a rilassarvi, sicuramente, e vivere in una situazione familiare, dove poter digitare, cliccare per potervi raggiungere e non lasciarvi mai. www.lafattoriaforyou.it e noi siamo qua. Apriamo un nostro speciale di Fiere Dintorni, questa volta all'interno dell'ente Fiera di Verona. Siamo alla 45esima edizione del Vinitaly. Con queste immagini vogliamo descrivere quella che è l'intera kermesse dedicata alla territorialità, ai vini italiani, a tutti quelli che sono i prodotti tipici. The World You Love, entrate con me. So many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, center, no chefs. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. And they're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even. Giriamo all'interno dell'Italia, l'Italia dei sapori, all'interno di questo Agrifood 2011 non può mancare un sapore particolare, che è quello tipico anche molto dell'Italia, che è il tartufo con Savini Tartufi, un'esperienza da quattro generazioni. Cristiano Savini. Nel nostro entourage sicuramente non manca l'esperienza. Esperienza, passione e la fortuna di essere nato in una famiglia dove il tartufo è sempre stato al centro dell'attenzione. Si lavora dal tartufo fresco, il bianco pregiato da settembre a dicembre, il bianchetto da gennaio a marzo e poi bene o male nei mesi che non abbiamo il bianco e il bianchetto riusciamo a sopperire col nero, sia lo scorzone che anche il pregiato. Oltre alla linea del tartufo fresco abbiamo appunto una serie di prodotti a base di tartufo che realizziamo direttamente in azienda. Andiamo a lavorare sul tartufo al naturale al 100%, senza aggiunta di aromi. Ecco il target. Sicuramente un target alto, anche se abbiamo anche delle linee appunto dove si riesce ad accontentare anche un pochino le persone meno, fra virgolette, fortunate. Negli ultimi anni specialmente anche il packaging entra a far parte di quello che è una componente su un prodotto di qualità. La latta era il contenitore con cui negli anni 50 si spedivano i tartufi, in questo caso la latta è il contenitore del nostro vasetto. Oltre a giovarne dal punto di vista della grafica, ne giova anche il prodotto, perché stando al buio si mantiene sicuramente meglio e essendo vetro può anche fare un po' da protezione per urti o situazioni di questo genere che a volte creano dei dispiaceri all'arrivo del pacchetto del tartufo.
in Toscana noi abbiamo 600 raccoglitori, perché in questa maniera riusciamo a dare una garanzia sulla provenienza del prodotto toscana, oltre che naturalmente alla qualità. Siamo nei punti più importanti in Italia e si cerca di fare altrettanto nel mondo. Ma io vedo un grandissimo riscontro, io darei allora riscontro globale per poter visitare Savini Tartufi per chi non avesse la possibilità di potervi venire a trovare, ovvero sia riferimento web www.savinitartufi.it.